Passiamo ai cosmetici. Altra cosa che non vi ho detto è che molti prodotti mi sono stati regalati, quindi non ho comprato tutto io di tasca mia, ma alcune cose sono state dei regali. Partiamo subito con l'argomento meno interessante. Ho preso le palettine per i denti della marca sempre DM. Sono 40 palettine, le ho pagate 80 centesimi, 90 centesimi. Di queste ne ho prese più confezioni, perché quelle verdi dell'anno scorso non mi stanno piacendo perché il filo come si dice? Si slabbra, ecco, mi viene questo termine. Queste le ho provate, sono buonissime. Alla stessa cifra da Rossmann ho preso queste qui, sempre 40 palettine. Buonissime, le ho provate già, queste le ho aperte in hotel per vedere com'erano prima di comprare. Ne ho presa una, le ho provate e poi ho preso le altre confezioni perché queste ne servono sempre tante e in Italia costano fino a 2-3-4 euro, quindi insomma super promosse e consigliate. Poi, mi sono scordato di farvi vedere queste prima. Queste sono delle salviettine sempre disinfettanti della marca Denkmit, quindi del DM, per... Qua fa vedere il WC, ma secondo me per tutte le superfici dure. 15 salviettine. Poi mi sono avanzate due salviettine che mi hanno dato sull'aereo. Sono disinfettanti per le mani e credo sia una base di alcol. Vabbè, comunque queste qui. Poi ho fatto scorta di detergenti viso visto che costavano neanche un euro. Sono questi qui, ve li ho fatti vedere anche nei terminati, è buonissimo. È un gel detergente idratante normalissimo. Lava bene, profuma, sgrassa, non è aggressivo, contiene anche il 10% d'aloe vera. E invece da Rossmann ho preso questo qui. Sono molto simili, questo l'ho pagato ancora meno, forse 95 centesimi. Questo dovrebbe essere un attimino più lavante rispetto all'altro. E ho fatto scorta perché vi dicevo che ho, come avete visto dai video dei prodotti terminati, sto finendo un sacco di cose accumulate e siccome di detergenti viso me ne sono rimasti pochini, ho deciso di rifare scorta. Ecco, visto che c'erano, costavano una cavolata. Detto in Italia con 0,99 ti danno manco il tappo. Poi, altro prodotto che mi è stato regalato è questo qui, è un tonico Age Perfect di L'Oreal. Costava sui 4 euro, 3 euro in offerta e non mi sembra di averlo visto questo in Italia, però non mi vorrei sbagliare. Comunque contiene anche vitamina C, calcio pantetonato, ascorbiglucoside che è appunto la vitamina C. Quando lo userò vi farò sapere. Poi ho preso questi integratori per mia mamma, visto che li cercava, ma qua in Italia diciamo si trovano, ma si trovano più che altro quelli da ingoiare. Invece queste sono comode perché li metti nell'acqua e te lo prendi. Due confezioni di calcio e gliele ho volute prendere. Poi questa mi è stata regalata, ma ne ho prese anche per regalarle io. Di questa linea qui, l'Indesa, e praticamente era una sorta di, come posso dire, di box che vendeva tutti i prodotti a base di miele, miele e cera d'api. Questa già l'ho provata, ovviamente questa è chiusa, quella che sto provando ce l'ho aperta sul mobile e mi piace un casino perché nonostante sia nutriente, idratante, bella corposa, non lascia la minima sensazione di unto sulle mani, quindi mi è piaciuta veramente tanto e quindi l'ho voluta riprendere anche da regalare. Poi ho preso penso siano delle saponette effervescenti carinissime, sempre al miele in questo negozio che vendeva tutti i prodotti a base di miele. Hanno un profumo, non potete capire. E ci sono anche, non so se vedete, aspetta, ci sono anche dei pezzettini di cera d'api incastonati dentro. Sono fighissime. Le volevo prendere per me, poi ho detto no, vabbè, lasciamo perdere perché dopo troppe cose no. Solo che l'unica cosa è che nella valigia si sono un po' sbriciolate, mi dispiace perché queste le devo regalare. Comunque queste sono fighissime. Sono delle saponette che frizzano praticamente a base di sodio bicarbonato, burro di cacao, olio di mais, burro di karité, polline. Miele, cera d'api, olio d'oliva e polline, non so se l'ho detto, e burro di karité. Dovrebbero essere molto 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 delicate.
Poi lì, siccome mi ero dimenticato il deodorante, anzi più che altro non volevo peso ulteriore, ho detto tanto vado, me lo compro lì e via. Questo qui è un deodorante spray, buonissimo. Buonissimo. E questo qui non ha sali d'alluminio. È un 150 ml, questi li prendo sempre quando vado da Rossmann perché mi piacciono un sacco. Poi mi ero dimenticato pure la lacca perché la raffica dei vento a 180 all'ora. Ho preso questa qui, è la linea piccola che va in, diciamo, anche a bagaglio a mano. Pagata una cavolata. Poi di questi ne ho preso più di uno e sono dei deodoranti roll-on senza sali d'alluminio e senza alcol. Ce n'erano tre tipi, questo era l'unico senza alcol, invece gli altri due c'erano, non c'erano i sali d'alluminio ma c'era l'alcol, quindi siccome li devo regalare volevo che fossero il più delicati possibile. Comunque vi farò sapere, chiederò informazioni alla persona interessata. Poi ho voluto prendere questo mini burro corpo. Ma quanto è caruccio, proprio caruccio, 50 ml, e questo è un burro corpo, quindi, ma secondo me si può utilizzare anche per il viso, perché mi sembra molto leggera la formulazione. Sì, dovrebbe essere molto leggera, quindi non dovrebbe essere un burro compatto, dovrebbe essere un burro bello morbido, ecco. Poi ho preso questo latte corpo per provarlo. 50 ml, sempre della linea dei prodotti per il bagaglio a mano, vi farò sapere. Poi ho preso questa crema corpo da 400 ml all'olio d'oliva. Io di queste le prendo sempre quando vado da Rossmann perché mi piacciono tantissimo, mi piacciono molto più di quelle del DM perché sono leggermente più nutrienti. La lavatrice ha rotto i coglioni. Suona ogni 20 secondi, ho capito che hai finito. Poi ho preso questo balsamo dopo barba con vitamina E, caffeina e effetto freddo. Questo qui, sempre da regalare. Vi farò sapere. E poi ho preso questa crema per il viso da giorno. Mi è stata chiesta da una mia amica per la mamma e gliel'ho presa. Comunque, eccola qui, della linea Vital. Dai 45 ai 60 anni, 65. Ho letto la formulazione e mi sembrava abbastanza nutriente. Poi ho preso questa mini taglia della crema corpo all'olio d'oliva, simile a questa qui, solo che la formulazione è leggermente diversa, non capisco perché, comunque ecco qui. Poi ho preso questi cotton fioc perché mi servivano, costavano una cinquantina di centesimi, ma forse anche di meno, sono quelli piccolini, 50 pezzi. Poi ho preso il colluttorio perché mi serviva ovviamente. Questo, sapete che io sono un po' difficile con i colluttori, ma mi piace, l'unica pecca è che fa un sacco di schiuma, però il sapore è buono, eh. E questo costava 70 centesimi e mezzo litro. Questo mi è piaciuto, adesso sto finendo il mio, poi metterò in uso questo qui perché è già aperto. Ultimo argomento, burro cacao, e ve ne faccio vedere un sacco che mi sono stati regalati praticamente quasi tutti perché ho quasi finito la mia scorta che risale a Merano, quindi quest'estate. Siccome mi servivano, so di trovarmi bene con molti di questi che vi farò vedere perché li ho già provati, sono andato a colpo sicuro. Il primo che vi faccio vedere è questo B-Pack di Balea della linea base di DM. Questi li ho provati e sono molto simili a quelli di Lidl, appunto, a quelli classici. Mi sono piaciuti, infatti ho deciso di riprenderli. Poi ho preso questo qui al mandarino e vaniglia. Questi fanno parte di un'edizione limitata. Questo al cookie, che sono curiosissimo di provarlo. Deve essere fantastico questo qui. Poi quest'altro all'olio d'argan, mi sembra di averlo già provato. Se volete sapere cosa ne penso, spulciate sui miei video terminati vecchi, magari ne ho già parlato, perché alcuni, vedete, hanno le confezioni simili e non mi ricordo se li ho usati oppure no in passato. Poi il solito che vi faccio vedere tutte le volte, che è uno dei miei preferiti, di Alverde, preso sempre al DM della linea Bio Calendula. E adesso vi faccio vedere tutti quelli che ho comprato al Rossmann. Allora, il primo è questo qui, idratante e nutriente, perché
La maggior parte di questi burro cacao hanno come primo ingrediente l'olio di ricino, che è un olio che applicato sulle labbra tende a rimanere lì. Non so, quei burro cacao che se ne vanno, che sono leggeri, che li dovete stare sempre a riapplicare. No, l'olio di ricino rende dei burro cacao molto persistenti. Vedete tipo quello Vivi Verde Coop? Ecco, comunque questo. Poi questi due, sempre della linea base di Rossmann. Mi sa che questi però non li ho mai usati, non mi ricordo, vi farò sapere. Alterra è la marca bio di Rossmann, questo è alla camomilla, questo l'ho usato già in passato e mi piaceva. Questo è al miele, miele, avocado, olio d'avocado, vi farò sapere. E questo è della linea Classical con il burro di karité bio, sempre di Alterra, preso da Rossmann. Ok ragazzi, questo è tutto. Credo di avervi fatto vedere tutto, sì. Se nel caso mi sono dimenticato qualcosa, ve ne parlerò nei prodotti terminati. Fatemi sapere se avete utilizzato qualcuno di questi prodotti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!